Allora, buon pomeriggio. Oggi quello che faremo in queste 3 ore. Prima di tutto capire se questo microfono regge 5 minuti oppure no. Ma apparentemente no. Buonasera. Allora, quello che faremo oggi pomeriggio saranno 3 ore di esercizi sui form e le sessioni. Forse. Dicevamo, oggi quello che facciamo sono 3 ore di esercizi sui form e le sessioni. Quindi abbiamo completato giovedì, diciamo così, gli aspetti più teorici, sfruttando anche il fatto che c'erano 10 fedelissimi in aula, e oggi proviamo invece a mettere in pratica quelle stesse cose, partendo dal nostro progetto che abbiamo fatto le altre volte. Su GitHub ho trovato una versione lievemente aggiornata, dove in realtà l'unico cambiamento che ho fatto è che ho aggiunto questa linea qui per separare i blog, quindi un HR in HTML, e ho sistemato il footer per renderlo un po' più carino con le icone, eccetera. Niente di che, tutto il resto è quello che già avevamo fatto insieme le volte scorse. Quindi, oggi quello che vogliamo fare è, prima di tutto, creare un form per aggiungere un nuovo posto. Noi adesso ne abbiamo due, potremmo creare un form per aggiungere un terzo posto. In questo momento facciamo che chiunque possa aggiungere un posto. Quindi creeremo, insomma, un bottone qui, per esempio, sulla navbar che andrà a dire nuovo post, che aprirà una nuova pagina. Ok? Quindi come creiamo un bottone sulla navbar? Era una domanda per voi. Come creiamo un bottone sulla navbar? Innanzitutto vedete fino in fondo o bisogna aumentare lo zoom? Si vede. Ok. Allora, vogliamo aggiungere un bottone sulla navbar, magari qui a destra, o un link, un qualcosa qui in questa posizione per aprire una nuova pagina. Idee? Andiamo su base.html e vabbè, da qualche parte, diciamo qui, inseriamo un button. Button type button, anche se è ridondante, e scriviamo. Sì, quindi il messaggio che scriviamo sarà. Sì, un più buttato qui nella navbar non è che sia molto esplicativo, ecco. Diciamo, usiamo. Sì, potrebbe anche essere un più, chiamiamolo crea nuovo post. Nuovo post? Nuovo post. Nuovo post, questa che è un po' più chiaro del più. Ok, bene, e eseguiamolo per vedere cosa. Come viene. Ci piace? Fa un po' schifo. Che è il termine tecnico per. Allora, invece di un bottone, innanzitutto, beh, oltre al fatto che fa un po' schifo, ci serve un link. Questo è un bottone, bisogna andare a una pagina, no? Quindi dovrà essere un link in realtà, non solo un bottone.
Quindi noi non possiamo mettere un link intorno a un bottone perché non è valido in HTML, quindi non possiamo scrivere così. Cioè, funziona, ma non dovremmo. Non possiamo scrivere così. Cioè, un link intorno a un bottone, questo è proprio no, perché non è valido, non è HTML valido. Però quello che possiamo fare è fare il contrario. Cioè, in realtà a noi non è che serva davvero un bottone, a noi serve un link, no? E poi se esteticamente vogliamo dargli l'aspetto di un bottone, possiamo farlo. Crea un nuovo post come title. E come link, che link gli daremo alla pagina per creare un nuovo post? Dobbiamo sceglierne uno perché non ce l'abbiamo questa pagina, quindi. Sì? Sì, poi la facciamo. Come la chiamiamo questa funzione, intanto? New? Facciamo new post. E new underscore post, perché questo deve essere un qualcosa che sia valido in Python, quindi new meno post non sarebbe valido in Python. Ok, allora vediamo intanto come. Fatemela solo tagliare questa perché non so se poi la rincolliamo. Fatemi lasciare vuoto href per vedere come appare nella pagina. Non un granché, perché non si vede praticamente. Allora, quello che potremmo fare è per esempio dargli una classe dei bottoni, btn outline light, se non ricordo male, che btn è la classe dei bottoni in Bootstrap, btn outline è solo l'outline del bottone senza colore di sfondo, light perché la nostra navbar è del tipo dark, quindi per contrasto il light dovrebbe vedersi. Vediamo. Sto andando a memoria, ma se no c'è nella documentazione di Bootstrap. Ok. Questo è un link che porta da nessuna parte. In questo momento un link che sembra un bottone, che per noi può andare bene, no? Semanticamente un link, visivamente appare come un bottone. Ok, quindi rimettiamogli la URL for new post. E fin qui niente di nuovo, giusto? Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare prima la funzione su Python e poi anche il template per il form del nuovo post. Quindi, possiamo chiudere base, qui in app creiamo una nuova root che chiameremo, potremmo chiamarla, visto che il post singolo l'abbiamo chiamato post slash id, potremmo per esempio chiamarlo slash post slash new, così rimaniamo un po' coerenti, diciamo, con quanto abbiamo fatto prima, e questa abbiamo detto che si chiama new post. E cosa deve ritornare questo? La pagina col form, quindi cosa scrivo qui? Bene, render template e la pagina che chiamiamo new post, per esempio, .html, tanto è un template. Ok, poi magari questa la stoppo un attimo, che se no. Ok, ora ci manca il template. Il template potremmo prendere single, che era il singolo post, e fare una copia di questo, visto che già non aveva la sidebar, non aveva niente single. Quindi possiamo partire da quello come struttura e chiamarlo new post.php.
.html e qui dentro invece dell'articolo andremo a scrivere form. Ecco, magari come titolo invece di blog, post title, che non ce l'abbiamo più, possiamo scrivere new post. Ok. Ora, form, HTML. Che cosa dobbiamo scrivere qui, diciamo obbligatoriamente in questo momento, nel tag form? Action e method. Se method non lo mettiamo, il default è get. Quindi action è il link e la pagina, o meglio l'indirizzo a cui faremo il submit del form. E method è il metodo HTTP con cui invieremo il form, che abbiamo detto get è una pessima idea, quindi useremo per esempio post. E il form possiamo fare la action alla stessa pagina in cui siamo già, quindi post new. Ok? Quindi questo post new, quando riceverà una get, mostrerà questa pagina, quando riceverà una post, eseguirà le azioni del form, quindi creerà un nuovo posto. Ci siamo? Fin qui? Ok. Ora, come facciamo un post in un form in Bootstrap? Allora, andiamo a prendere, così usiamo le classi corrette. Andiamo a prendere i form nella documentazione e prendiamo un esempio di form tipo questo. Noi non abbiamo bisogno di email e password, ma possiamo riciclare la struttura quantomeno. Sicuramente avremo bisogno di un bottone, sicuramente qualche campo l'abbiamo bisogno. Quindi, dalla documentazione di Bootstrap sotto form, poi qui ovviamente ci sono molti più dettagli, per esempio la text area, si fa così, si possono avere form più grandi, più piccoli, disattivati, read only, cioè che non si può scrivere ma non è disattivato. Quindi molte più opzioni se vogliamo, ma a noi basta, no? Il form, quello diciamo così classico. Quindi copiamo la struttura qui, così abbiamo già tutte le classi a posto e andiamo a metterla qui dentro. Ovviamente adesso dobbiamo personalizzarla, per cui questa checkbox non ci serve in teoria e neanche un campo per la password ci serve. Mentre un campo di testo sicuramente ci serve. Allora, quali sono, e questo help non ci serve, quali sono le informazioni? Quindi ci serve un label e ci serve il campo di input, ripetuto un certo numero di volte. E poi un bottone che possiamo chiamare crea post, invece che submit. Quali sono le informazioni che ci servono per un post? Il nickname non ce l'abbiamo. Lo avete nel laboratorio il nickname. Qui non c'è, qui sono anonimi. Abbiamo bisogno del titolo, giusto? Poi la data. Il tag? Il testo e l'immagine. Ok, quindi il titolo è già un campo di testo come questo. Quindi questa è una label for titolo, e qui invece di email address chiederemo titolo. L'input type non sarà email, ma sarà? Sì, qualcuno l'ha bisbigliato? Text, perché è un testo normale. Questo non sarà l'ID perché se no non funziona. Questo sarà name, titolo. E questo è titolo del post. Ok? Quindi label for e input name devono coincidere in modo che ci sia questo link tra l'etichetta e il campo di input. Ok, facciamo tutto il form, poi ragioniamo su validazioni, obbligatori, non obbligatori e quant'altro.
Allora, abbiamo detto, oltre il titolo, cosa ci serve? Sì, aspettate che non ho copiato. E incolla. La data, quindi data, data, questo può essere sempre data del posto, e che tipo è? Date, sì. Ok, poi abbiamo detto che ci serve il tag, che è di nuovo un testo. E poi il testo, il corpo del blog post. Giusto? Quindi questo possiamo chiamarlo testo e qui possiamo scrivere corpo, sì. Contenuto forse, sì, chiamiamolo contenuto. Però comunque sopra devi mettere data nel campo, cioè non nel campo, dove ho messo il campo data nel testo da scrivere sull'HTML Sì. all'avanti. Giusto, data, tag contenuto, ecco, contenuto non è un input tipo text, giusto? Perché sarà più di di qualche parola, sarà il testo, quindi saranno 10 righe, 15 righe, 20 righe, quindi saranno di più. Qual è l'elemento che possiamo usare invece di input? Textarea. Textarea, che se andiamo a vedere di nuovo nella documentazione di Bootstrap, se vogliamo vedere le classi, textarea, eccola qui, la classe è sempre form control, ha sempre un ID e può avere una proprietà che dice il numero di righe, quindi il numero di righe in cui la textarea è larga e alta, quindi questa è riga 3, questa è riga 2, questa è riga 1 e in questo caso avrò 3. Quindi possiamo anche dire quale sono il numero di righe di partenza della textarea. Quindi textarea, la classe è sempre form control, il name è contenuto e possiamo dire che ha un numero di righe pari a, dovrebbe essere un'indicazione della lunghezza del contenuto che ci aspettiamo in quella textarea, più o meno. Poi ovviamente può andare avanti, ma quante righe mettiamo? Tre, siamo post sintetici. Ok. E poi ci manca l'immagine. Allora, l'immagine, ce ne serve un altro di questi. E la label sarà per immagine. Qui, immagine, immagine. E, qui, immagine. Qui, può essere carica un'immagine. E il tipo? Il tipo di questo input? File. Perché vogliamo caricare un file, che sarà poi un'immagine, ma. Ok, intanto vediamo se fin qui funziona. E come appare. Quindi cliccando su un nuovo post arriviamo al form che ha un titolo, una data e cliccando sul calendario ci apre il calendario, per cui possiamo anche scegliere oggi, un campo di testo per il tag, un campo di testo per il contenuto di 3 righe e la possibilità di scegliere un file dal computer e poi il bottone crea per creare effettivamente il form. Ok, notate che se io lo apro con un altro browser,
Guardate il campo calendario, a proposito di quello che dicevamo l'altra volta. Qui su Chrome il campo calendario, nel mio computer che ha impostato sull'inglese, mi dà come data, mi compare come data DD, MM, YYY, quindi giorno, mese, anno, e c'è un'icona qui del calendario. Su Safari non c'è nessun'icona del calendario, non c'è scritto DDMMYYY, ma c'è un'anteprima della data attuale nel formato inglese, quindi mese in formato americano, mese, giorno, anno. E cliccando sopra mi compare il calendario. Se lo aprissimo su Firefox avremmo un altro comportamento ancora. Quindi tutto questo è dipendente, quindi questi campi, come vi dicevo l'altra volta, sono tutti dipendenti dal sistema operativo, in questo caso dal browser. In questo caso Firefox imposta la data mese, giorno, anno, non mostra il calendario e cliccando sopra apre la sua versione del calendario, che è diversa dalla versione del calendario che usano gli altri sistemi operativi. Quindi questi elementi di questo tipo sono dipendenti per come appaiono dal browser e non sono quindi uniformi tra browser diversi e non possono essere stilizzati in CSS. Ok? Quindi nativamente vengono gestiti dal browser. Ok. Ora aggiungiamo un po' di validazione a questi campi, perché al momento io potrei premere crea e inviare questo form così com'è, con tutti i campi vuoti, che non è, se voglio creare un post, non è una cosa che vogliamo fare, no? Perché alcuni di questi campi dovranno essere obbligatori per creare un post. Allora, quali di questi campi vogliamo rendere obbligatori? Il titolo, l'immagine, il contenuto, forse l'unica cosa non obbligatoria sono i tag. Anche la data potremmo non renderla obbligatoria. Potremmo dire che se non c'è, è oggi. Esatto. Potremmo, è una scelta, chiaramente, no? Però potremmo dire che nel nostro caso vogliamo mettere il titolo obbligatorio, il contenuto obbligatorio, l'immagine obbligatoria, il tag lo lasciamo libero e la data cerchiamo di dargli un default. Allora, l'immagine al momento non mettiamola ancora obbligatoria. La data del post, quindi la data di creazione del post. Sì, però io potrei decidere di creare un post nel futuro. Domani, no? Un post che venga pubblicato domani. In quel senso, non nel futuro, per il gusto di, non per pubblicarlo oggi con la data di domani, ma un post pubblicato nel futuro o con la data di ieri. Potrei, se con la data di ieri, no, però se voi gestite, se avete un blog, eccetera, tipicamente la data è libera, se la mettete nel futuro vi pubblica il post il giorno quando arriva la data giusta, quindi si potrebbe lasciarla libera in questo senso, no? Quindi, come mettiamo i campi obbligatori? Vi ricordate? Required, quindi aggiungiamo un attributo che non è required uguale, è solo required. Quindi titolo abbiamo detto essere obbligatorio, contenuto ovviamente obbligatorio e immagine non mettiamola ancora obbligatoria, ma poi la mettiamo. Quindi facciamolo funzionare senza l'immagine al momento. Perché caricare un file è diverso rispetto a inviare un form semplice, quindi dobbiamo fare delle modifiche. Ok, con questi attributi di obbligatorietà, se noi inviamo un form, il browser ci dice automaticamente, ci controlla che i campi obbligatori non siano vuoti. Quindi se io premo crea, lui mi dice riempi questo campo.
E se io riempio questo campo e premo crea di nuovo, lui mi dice riempi l'altro campo obbligatorio. Quindi un campo obbligatorio alla volta. Questo di nuovo l'aspetto di come appaiono questi warning è di nuovo dipendente dal browser. Ok? Quindi adesso se noi mettiamo anche un contenuto e premiamo crea, il form è soddisfatto da quel punto di vista, quindi può fare un invio. Adesso non premo crea perché ci manca la pagina, quindi se premo crea semplicemente ci darà un errore perché non c'è, non abbiamo fatto in Python una URL per post slash new che accetti un post. E quindi semplicemente il metodo post non è permesso su quella route. Quindi torniamo indietro. Ok, e questo è requirement. Vogliamo aggiungere altra validazione a queste cose, quindi cosa potremmo per esempio aggiungere? Magari anche lunghezza minima del titolo, perché noi abbiamo detto che così, ovviamente mi dice che è vuoto. Se io faccio così, ci metto uno spazio, è pieno di uno spazio. No? Quindi magari un titolo di... poi uno può mettere una serie di spazi e imbrogliare tutti, ma... e potremmo controllare con dei pattern, ma diciamo che mettiamo una lunghezza minima e una lunghezza massima sul titolo. Ok? Vi ricordate come si mettono le lunghezze? No, per dire minimo tot caratteri, massimo tot caratteri? Min length e max length. Ok, quindi titolo. Min length, qual è la lunghezza minima di un titolo? 3 caratteri, tipo 4. E la lunghezza massima? No, un titolo molto corto con 12, facciamo 30, sì. Poi, volendo potremmo anche mettere una data minima e una data massima. Se volessimo, non l'abbiamo visto, nelle slide non c'è, però se noi andiamo a vedere date, possiamo vedere per esempio che possiamo indicare noi qual è il valore della data in questo formato. HTML, indipendentemente da come visualizziamo nella data, HTML vuole una data nel formato anno, meno mese, meno anno, meno giorno. Sempre, altrimenti non funziona. E possiamo anche definire una data massima e una data minima, cioè il valore minimo e massimo accettati, sempre nel formato anno, mese, giorno. Quindi potremmo dire che il nostro post non può essere creato più di una settimana in avanti, per esempio. Oppure potremmo dire non può essere creato, può essere solo creato da oggi in poi, per esempio. Quindi se volessimo potremmo dare un minimo e un massimo. Quindi min uguale, max uguale e la data, nel formato anno, mese e giorno. Poi il contenuto, vogliamo dare un minimo e un massimo anche al contenuto? Contenuto di un carattere ci piace? Forse un minimo. No? Un contenuto deve avere almeno qualche parola, se no che contenuto è? No? Se è più corto del titolo. Quindi potremmo mettere min length. Sì, in un mondo, sì, nel reale potremmo mettere 50 caratteri, fatemi mettere 10 perché adesso dobbiamo scriverli poi, se no tutte le volte 50 caratteri. Quindi facciamo 10 per motivi di debug, diciamo così. Però questo numero sì, potrebbe essere 50 caratteri. E volendo potremmo mettere dei pattern, ma... Quindi se io vado qui e scrivessi un titolo di un carattere, lui mi direbbe che è obbligatorio. Scusate, però se non faccio refresh.
Lui mi direbbe, per favore, allunga questo testo a 3 caratteri o più. Quindi se io raggiungo 3 caratteri, che è il minimo, gli va bene. Se io, abbiamo detto che la lunghezza massima è 30, se io, vedete, non posso andare oltre i 30. Anche volendo, io sto continuando a scrivere, ma non mi fa scrivere più di 30 caratteri, che dovrebbero essere quelli. Quindi non mi dice, quando erano pochi caratteri, di metterne fino a 30, perché ovviamente ti blocca se voi provate a metterne più di 30. Quindi non è possibile, no? Previene l'errore in un certo senso. Mentre per la lunghezza minima vi avverte, per la lunghezza massima previene che voi scriviate più della lunghezza massima. E stessa cosa per contenuto, ovviamente. E se qua siamo a posto, a quel punto dice che contenuto deve avere almeno 10 caratteri o più. E vi dice anche Chrome, in questo caso, quanti caratteri state utilizzando. Di nuovo, è dipendente dal browser utilizzato. Ok, ora abbiamo il nostro form fatto. Quando premiamo crea, cosa capita? Cosa deve capitare? Che creiamo il form. Quindi dove va? Quando premiamo crea facciamo una chiamata post a questo indirizzo. Quindi qui cosa dobbiamo fare? Quando premiamo crea, se è tutto validato, secondo i requisiti non requisiti, i richiesti non richiesti, facciamo una post a localhost 2.5000 slash posts slash new. Quindi qui cosa facciamo adesso? Prima di fare request.form. Cioè, tu dici, io qui dentro scrivo request.form, giusto? Qualcosa, variabile uguale a request.form. Dobbiamo importare request, quello è facile. E non ci dà più errore. Ma prima di scrivere questa riga, che se io sottometto il form adesso, mettiamoci 1, 2, 3 e contenuto qualunque roba sia, e faccio crea, mi dice metodo non permesso. Il metodo non è permesso nella URL richiesta, perché il form fa una post a questo indirizzo. Qui c'è una route a post su new che accetta una post? C'è o non c'è? Ovviamente non c'è, se no non darebbe errore. Come le aggiungiamo? Scriviamo un'altra app.route, eccetera? Esatto, non possiamo scriverne un'altra, perché? Perché non posso scrivere app.route sotto così? Fare un copia e incolla e... Perché ce ne può essere una sola. Lui farebbe match con la prima che trova. Quindi qui dobbiamo dire methods, che è un array, e qui cosa andiamo a scrivere? Sicuramente post, ma non solo. Anche get, se no non funziona la pagina prima, se no non funziona questa pagina qui. Quindi questo stesso indirizzo ha bisogno di rispondere a due chiamate, alla chiamata get e al metodo post. Quindi di default è come se ci fosse scritto methods get e noi aggiungiamo, prendiamo il default e gli aggiungiamo post. Ora, qui nel corpo della funzione dobbiamo dire quando siamo in un caso, quando siamo nell'altro. Quando siamo in una post e quando siamo in una get. Perché se siamo in una get dobbiamo fare render template new post. Quindi questo. Se siamo in una post, no. Dovremmo fare altre operazioni. Quindi, prima sempre di request.form, cosa dobbiamo fare?
if request.method e facciamo post, allora andremo a fare qualcosa col form, altrimenti ritorneremo il template. Ora, dato che questo metodo può accettare solo get e post, se non è post sarà per forza get, quindi un else ci basta. Ok, vediamo se intanto funziona. Se ricordate, app.logger.debug ci dà ci fa un debug sotto, quindi qui potremmo dire, per esempio, prendiamo il titolo. Request.form, abbiamo detto, è un dizionario. Quindi questo dovrebbe stamparci il titolo che andiamo a mettere nel form e non fare niente. Quindi, se noi siamo qui, scriviamo 1, 2, 3 e 1, 2, un po' di più qui nel contenuto, e premiamo crea, ignoriamo l'errore perché return none non è ovviamente una cosa valida, però quello che ci interessa è vedere se il titolo 1, 2, 3, vedete, debug in app 1, 2, 3, che è il titolo che abbiamo inserito. Quindi i dati del form arrivano, ora dobbiamo decidere cosa farne. Sappiamo che questo return none ovviamente non funziona perché non è una risposta valida, non è una pagina, non è un render template, non è una cosa simile. Quindi, cosa facciamo qui? Da request.form sicuramente. Quindi in request.form c'è un dizionario che in realtà è un dizionario immutabile, quindi noi possiamo solo leggerlo, non possiamo modificarlo, in cui c'è il nostro post. Cosa dobbiamo fare logicamente? Dove lo salviamo, quello che ci torna? Va bene, e poi questa variabile dove la mettiamo? Dobbiamo inserirla in questo array. Allora, quali sono le informazioni in questo array che ci mancano dal form? Il titolo ce l'abbiamo nel form, quindi si chiama title invece che titolo. L'id. Ci manca l'id. E title, noi l'abbiamo chiamato titolo, date l'abbiamo chiamato data e content l'abbiamo chiamato contenuto. Quindi nel nostro form attuale dovremmo prendere una di queste voci alla volta e andare a cambiare chiave. Giusto? Oppure, se siamo pigri, andiamo a scrivere qua title e andiamo a usare però le stesse parole che casualmente usiamo dall'altra parte e così abbiamo tutto fatto. Content. Non contenuto, scusate. Content. E l'immagine invece va bene perché non ci interessa particolarmente. Però possiamo chiamarla image e image, giusto per mantenerci con gli attributi in inglese. Quindi questo lo facciamo solo perché di qua ci servono in questo formato e se no dobbiamo andarle a prendere una alla volta. E tag non è un problema perché già si chiama tag e l'immagine non c'è perché in realtà non la memorizziamo e è nella cartella static l'immagine, e se ricordate abbiamo usato come convenzione che l'immagine si chiama esattamente come il titolo minuscolo. Quindi quando andremo a prendere l'immagine dovremo chiamarla nello stesso modo, altrimenti non funziona, non se la prende correttamente. Ok. Quindi in questo request.form abbiamo il titolo, forse la data, il tag, il contenuto e basta, perché l'immagine non l'abbiamo ancora presa.
Cosa dobbiamo fare quindi? Prima di salvarla nel nostro... Noi potremmo dire che questo è post uguale a request.form. Boh, così abbiamo il nostro post. Cosa possiamo fare prima di... oltre a far questo? Ci serve l'ID, ma prima dell'ID... Cioè, qui andremo a scrivere aggiungo ID e aggiungo post, poi lo andiamo a fare post ad array posts. Ok? Questo app debugger lasciamolo qui come commento. Ok. Prima di fare queste cose, cosa dobbiamo fare? Dovremmo fare due cose. Una molto specifica, che ha a che fare con la data, e l'altra un po' meno specifica, ma che sarebbe da fare lo stesso. Allora, cosa abbiamo detto che vogliamo fare con la data se non c'è? Mettere un default. Quindi, partiamo da quello. Se la data non c'è, come facciamo a vedere se la data non c'è? Sarà vuoto. Sarà vuoto, vediamo, proviamo a vedere come. Come lo renderizza, come lo passa, se lo passa vuoto, non lo passa proprio. Quindi questo è date. In realtà basta dire post, date. Vediamo come sarà questo campo, se non c'è. Quindi questo facciamo aggiorna, facciamo crea, lui ci darà sempre errore perché non ritorna un qualcosa di corretto, ma non ci interessa e possiamo andare a vedere. Che è difficile dirsi in realtà, perché non è che stampi molto. Però potrebbe essere, stampiamo l'intero oggetto, così vediamo se c'è almeno la chiave, post.keys. Così vediamo se c'è la chiave della data. Ok, c'è, quindi la chiave c'è, quindi dato che non c'è niente sarà vuoto. Quindi c'è un campo, c'è una chiave, date, che sarà vuota. Quindi se è vuota dobbiamo mettere la data di oggi. Cosa scriviamo? Beh, prima dobbiamo vedere se la data è vuota. Quindi cosa scriviamo? Non scrivo se, no? Posso usare if, poi post di date, perché sappiamo che c'è, siamo sicuri che ci sia, magari vuoto. Sì, uguale alla stringa vuota. Post di date sarà uguale alla data di oggi. Come prendiamo la data di oggi, qualunque sia la data di oggi? La date di date time. Quindi from date time import date. E qui possiamo mettere date.today. Che ci dà la data di oggi, qualunque sia l'oggi. Quindi questa è una cosa. L'altra cosa che dovremmo fare prima di aggiungere l'ID, eccetera. Salute.
assolutamente. Dobbiamo verificare che tutto sia, dobbiamo riverificare i campi, quindi che il titolo ci sia, che quindi non facciamolo adesso per tutti i campi, perché è un esercizio di stile, però scriviamo to do, validare i campi, tutti i campi del form. Quindi, per esempio, validiamone uno. Il titolo. Quindi se post title è la stringa vuota, cosa facciamo? Non dovremmo permettere di andare avanti, non è che possiamo inventarci un titolo. Dovremmo farlo tornare alla pagina in cui eravamo. Quindi, per esempio, cosa potremmo fare? Poi non possiamo provarlo, perché per come abbiamo fatto, dovremmo cancellare un pezzo nell'HTML, ma potremmo fare un render template ogni post, no? Perché a quel punto ritorniamo nel caso di prima. Quindi qui, o dare un errore. Quindi qui, gestire errore. Eccetera. E quindi facciamo app.logger.debug. Il titolo non può essere vuoto. Sì, però facciamo anche error in realtà. Ok, così almeno stampiamo un errore e poi bisognerebbe gestirlo. Ma il controllo non andrebbe fatto dopo che si ottiene post request.form? Sì, se no lì bisogna fare request.form e title, certo. E poi dobbiamo fare default per data e a questo punto possiamo inserire l'ID. Qui. Aggiungere l'ID. Come aggiungiamo l'ID? Ah. Sì, quindi qua cosa scriviamo? Post di ID. Come estremo il massimo una cosa array lo incrementiamo di 1? In realtà è il massimo, in questo momento non è il massimo. Sono in ordine in questo momento. Se noi nell'aggiungere aggiungiamo sempre in coda, non ci serve il massimo, ci serve? Sì, ci serve l'ultimo, la lunghezza, l'ultimo. Potremmo prendere l'ultimo, per esempio, o la lunghezza, o anche la lunghezza. Però se qua l'ID fosse 10, 11, 12, la lunghezza ci imbroglia. Quindi usiamo il valore che abbiamo dentro e aggiungiamone di 1. Quindi possiamo prendere posts, possiamo prendere l'ultimo. Come prendiamo l'ultimo elemento di un array? Oppure? Oppure meno 1 direttamente. E poi a questo punto siamo nell'oggetto e quindi possiamo prendere l'ID, che se abbiamo creato correttamente esiste, ma dato che lo creiamo noi dovrebbe esistere, se no potremmo fare punto .get, eccetera. Quindi prendiamo l'ultimo ID, l'ID dell'ultimo elemento e aggiungiamo 1, perché ovviamente l'ID deve essere, sarà incrementato. Questo ci serve perché stiamo gestendo i post in una lista. Avessimo i post salvati da qualche parte, tipo un database, l'ID ce lo darebbe il database al momento dell'inserimento. Quindi questa è un'operazione che facciamo adesso temporaneamente. E poi aggiungo il post, che adesso ha tutto quello che ci serve, al netto dell'immagine, che non stiamo trattando, a
i postus. Quindi facciamo append, così aggiungi in coda, che è quello che vogliamo perché andiamo a prendere l'ultimo elemento di post. E poi ci serve un return. Perché dobbiamo ritornare da qualche parte. Esatto, torneremo all'home page. Come torniamo all'home page? Con redirect, l'alternativa era? Render template qual è? Potremmo anche farlo con render template. Cosa cambia se lo facessimo con render template? No, perché qua nella index non c'è. Sì, bisognerebbe ripassare postus. Ma ce l'abbiamo perché è una variabile globale. Che rimaniamo nella stessa route. Quindi noi qui in alto vedremmo postus slash new. Invece noi vorremmo andare davvero all'home page perché l'operazione si è completata. E magari gli mandiamo anche un messaggio che ho scritto post inserito correttamente, così siamo sicuri che è andato tutto a buon fine. Quindi qui dobbiamo fare il redirect. Quindi importiamo redirect da Flask e se ricordate return redirect ci serve il nome, ci serve URL for e la URL a cui fare il redirect. Quindi URL for index. Quindi il redirect fa un redirect a un indirizzo HTTP. Per cui ci serve URL for per generare l'indirizzo. Questo redirect è effettivamente come se noi andassimo a fare una get, scrivere nel browser localhost 2.5000 slash, e quindi chiamerebbe questo metodo con tutto quello che contiene. In questo momento contiene solo una riga, ma. E dobbiamo anche importare URL for. Ok, quindi. Se un post facciamo una certa cosa, se un get renderizziamo il form, se un post prendiamo il form, lo validiamo, in questo momento stiamo solo stampando in caso d'errore, ma in questo momento col nostro client questo non può capitare perché ci pensa il browser a controllare che il titolo non sia vuoto. Poi mettiamo un default per la data. Che se non c'è la mettiamo oggi, aggiungo un ID, aggiungo il post all'elenco dei post e ritorno all'home page, quindi vedrò in teoria tutti i post. Ok? Proviamo. Quindi torniamo alla home, così proviamo anche se il cambiamento con l'else funziona. Qui è una get e quindi vado al form. Se premo crea come prima mi dà errore. Quindi mettiamolo titolo, questo lasciamolo vuoto, tanto non è obbligatorio, contenuto, questo è il contenuto del post, che dovrebbe essere abbastanza caratteri. Se premo crea, ci dà errore. Che errore ci dà? Ti dice che gli oggetti di tipo immutable multi-ditch sono immutabili. Ah, perché è una variabile globale? No. Qual è l'errore viene scatenato a questa riga? Oh, questa riga qua. Quando andiamo ad aggiungere la data, visto che è vuota. Quindi non è la variabile globale ad essere il problema è post. Perché, come ho detto prima, request.form è un dizionario immutabile. Quindi noi non possiamo andare ad aggiungere cose a post, perché è in sola lettura. Quindi questo non funziona, ma neanche questo funziona. Solo che il browser Python, ovviamente eseguendo linearmente, prima si ferma a post date.
se non ci fosse questa riga, darebbe errore qui, perché noi andiamo ad aggiungere un campo ID a un qualcosa che non si può modificare, che è in sola lettura. Quindi? Dovremmo copiarli uno a uno. Dovremmo ciclare su request.form e prendere un titolo, un campo alla volta e inserirlo dentro post. Questa è la versione per i non pigri. La versione per i pigri è che esiste un metodo toDict che mette a disposizione request.form che trasforma il dizionario non modificabile in un dizionario normale di Python. E quindi a quel punto modificabile. Quindi questo toDict restituisce una copia di request.form modificabile, come un normalissimo dizionario in Python che si crea con le parentesi graffe. E a quel punto queste operazioni si possono fare. Questa è l'alternativa a ciclare su tutte le chiavi e fare una copia di tutte le chiavi, di tutti i valori in un nuovo dizionario. E questo requestForm.toDict, non me lo sono inventato io, ma se voi andate nella documentazione di Flask e cercate form, e in questo caso andate a vedere request.form, vi dice che request.form vi dice che form, vedete, di default è immutabile, questo può essere cambiato, oppure se andate a vedere questa classe immutabile, vi dice che ci sono dei metodi, tra cui toDict, che ritorna il contenuto come un dizionario normale. Quindi, se noi facciamo così, e salviamo, e riproviamo, e facciamo crea, torniamo alla home page, che è il risultato che volevamo, e se andiamo sotto, vediamo che c'è il nostro post, che è quello titolo con cui essere contenuto del post. Quindi quello che abbiamo appena creato. Cosa succede se facciamo refresh? Rimane o se ne va? Rimane. Perché rimane? Perché l'abbiamo aggiunto al dizionario. Se spegniamo il server e lo riaccendiamo, cosa succede? Sparisce. Perché è salvato in memoria solo. Quindi questi due rimangono perché sono scritti, quando il programma viene eseguito, sono scritti dentro, ma quello è stato solo aggiunto mentre il programma è in esecuzione. Quindi se noi stoppiamo e rifacciamo partire, ovviamente ce lo perdiamo. E al momento è il meglio che possiamo fare. Ora, è però un po' brutto che quando creiamo un nuovo post e aggiungiamo qualcosa di valido, e premiamo crea, lui ci torna all'home page, ma non vediamo se è stato creato oppure no, giusto? Cioè, dobbiamo andare giù a scrollare e vedere che effettivamente è stato creato. Se ci fosse un errore che impedisce l'aggiunta, per qualunque motivo, noi non ce ne accorgiamo. Allora, quello che Flask ci mette a disposizione, che non l'abbiamo mai visto, ma possiamo farlo adesso, Flask ci mette a disposizione un modo per gestire questi messaggi con il redirect. Perché se noi fossimo nel render template, passeremmo una variabile, messaggio di successo, tipo post creato correttamente, lo visualizzeremmo. Ma noi non possiamo farlo perché c'è un redirect in mezzo. Cioè, se noi volessimo mandare un messaggio qui, tipo post creato correttamente,
Potremmo farlo perché c'è un render template, quindi potremmo scrivere messaggio uguale messaggio e poi in questa pagina visualizzare il messaggio, semplicemente. Quindi se fosse un errore potremmo fare così, finché rimaniamo nella stessa pagina. Ma noi non rimaniamo nella stessa pagina. Noi non siamo in new post, noi siamo in una post di new post, quindi siamo qua, e andiamo alla index, che è totalmente un'altra pagina. Quindi non possiamo creare una variabile e passarla al redirect, perché il redirect è un redirect su un indirizzo, localhost 127, eccetera, 127.0.0.1.2.5000, eccetera. Quindi dobbiamo avere un altro modo per creare un messaggio che sia visibile a altre pagine del nostro sito. Questo altro modo si chiama flash. Però non da qui, perché non è che si capisce molto. Da qua, message flashing. Che ci permette di dare un feedback alla persona in maniera tutto sommato facile, andando a scrivere nel codice flash e il messaggio che vogliamo visualizzare. E poi ovviamente nella index dovremmo avere un qualcosa che vada a prendere questi messaggi e li visualizzi a schermo. E se non ci sono, non visualizzerà niente. Questo è un meccanismo automatico di Flask, basta importare Flash. E come fa a funzionare tecnicamente, secondo voi? Come fa un messaggio a sopravvivere tra più pagine? No, perché un messaggio parte dal server, ma deve essere passato al browser per essere visualizzato. Per cui ci serve scrivere app.secretkey uguale qualcosa. Ah, lo aggiunge momentaneamente? No, perché il dizionario, qui non c'è nessun dizionario, per esempio, no? Eppure qui funzionerebbe. No, perché i parametri sarebbero indicati qui. Lo aggiungi in un cookie, in una sorta di sessione, sì. Quindi lo metti in un cookie, non proprio in una sessione, lo metti in un cookie che deve essere ovviamente codificato e nel cookie ci sarà il messaggio, un cookie che scade subito dopo tipicamente dopo un hop, quindi dopo che la pagina è stata visualizzata, il cookie viene cancellato. Quindi serve solo per mandare messaggi una volta alla pagina a destinazione. E ci pensa lui a gestire tutto. Però gli serve una secret key per codificare il cookie con l'informazione, anche se l'informazione non è niente di che, perché sarà scritto il post è stato creato correttamente, quindi non è che ci siano informazioni essenziali. Allora, come aggiungiamo un flash? Innanzitutto lo importiamo da Flask, non c'è bisogno di fare altro, e poi dobbiamo definire una secret key, che è una stringa che può avere qualunque valore voi vogliate, dovrebbe essere sicura, ma mettiamola così in questo momento, tanto fra un po' la andiamo a cancellare, questa riga. Quindi una stringa qualunque, che utilizza per codificare. Mettiamolo, questa è una chiave segreta, così. È la versione italiana. E prima di fare il redirect, quando abbiamo aggiunto a post, possiamo scrivere flash e il messaggio che vogliamo far apparire nella pagina, che può essere post creato correttamente. Poi potremmo aprire
Quindi questo crea questo messaggio e lo passa alla pagina. In questo caso lo mette a disposizione della pagina successiva, che in questo caso è l'index. Ora, dove andiamo a visualizzare questi messaggi? Nella nostra pagina web? Nella nostra index? In che posizione andiamo a visualizzarli? È un messaggio, post creato correttamente. All'inizio della pagina. Per esempio, qui, prima del primo post. Per esempio, qui in alto. No? Dopo l'header. Dopo la navbar. E allora, qual è la pagina in cui possiamo andare a mettere un qualcosa prima del contenuto? Quale template utilizziamo? Base. Quindi dopo l'header possiamo metterlo direttamente qui. Anche nella row in realtà potremmo metterlo, sarebbe meglio. Cosa andiamo a mettere? Andiamo a prendere quello che ci dice Flask, che dice che dobbiamo prendere i messaggi da questo metodo, getFlashedMessages, che prende tutti i messaggi che sono arrivati col flash, in questo caso uno solo, poi se ce ne sono li visualizzo, uno alla volta. Se non ce ne sono, non succede niente, quindi nella maggior parte dei casi questo message sarà vuoto e quindi non succederà niente. Quindi fatemi per ora copiare e incollare esattamente questo. Tanto. E incolliamolo qua. Ok. Togliamo questa classe, tanto non l'abbiamo definita. E vediamo cosa succede. Quindi aggiorniamo, facciamo un nuovo post. Titolo 1, 2, 3, 4, contenuto, due volte, perché devono essere almeno 10, e facciamo crea. Allora vedete che lui ci scrive post creato correttamente, in maniera bruttina, perché non ha stile, non è niente. E non se ne va via neanche al momento. Però c'è il post qui. Cambiando pagina e tornando solo home, ovviamente quello viene cancellato, perché è solo per un'iterazione successiva. Se volessimo renderlo più carino, potremmo per esempio utilizzare gli alert di Bootstrap. Okay. Potremmo usare questo verde, per esempio, per indicare che è stato creato correttamente e magari con la versione con la X per chiuderlo, tipo così, che si può premere la X e sparisce, così non c'è bisogno di mantenerlo. Quindi anche qui copiamo questo e qui invece di un elenco puntato, andiamo a creare un alert per ogni messaggio che otteniamo. Noi sappiamo che ne abbiamo uno solo, quindi questo potrebbe essere un alert success, se vogliamo metterlo verde, e il bottone non ci serve, e qui invece della stringa possiamo mettere message, come prima. Allora, se noi andiamo a creare un nuovo post e mettiamo come titolo di nuovo e come contenuto di prova, che spero basti, e premiamo crea, lui ci fa vedere post creato correttamente. Non ci dismette, non c'è la X, per via dello zoom, probabilmente. Ma non ha tolto Che bottone? Dall'HTML. Quale bottone ho tolto? Dal
Questo è il nuovo posto? Sì, c'era un bottone qui dentro anche. Sì, era esattamente per la X. Quindi ci serve il messaggio e il bottone. E adesso non possiamo provare di nuovo, cioè dovremmo ricreare un altro post, perché se aggiorniamo la pagina giustamente lo perdiamo. E, ok, in questo caso viene grosso perché è messo come all'interno di row, se lo volete più piccolo basta metterlo all'esterno di row nel container e a quel punto con la X sparisce. Ok? E abbiamo aggiunto di nuovo l'altro elemento. Ok? Domande? Dubbi finora? Sì. Sì. Sì, noi abbiamo fatto append e quindi di conseguenza lui leggendo abbiamo seguito la logica, questo era il primo e questo era il secondo, dovremmo cambiare gli ID, dovremmo mettere questo come di 0, questo come di 1 e quindi poi inserire in testa invece che in coda. Sì. O ordinare per data. Sì. Ma in ogni caso il messaggio post creato correttamente può, sì, può starci. Sì, però questi qua sono già messi nella logica che diceva lei. Sì. Perché questo HTML è prima di CSS, però sì, potremmo anche passargli il reverse e quindi aggiungere sempre in coda e... Sì. In questo caso che funziona? Serve per codificare il contenuto di quel cookie. Lo usa Flask per fare la codifica e poi manda il cookie codificato. Adesso il cookie... Se fai crea, in realtà adesso però... Ok, rifacciamolo. Se fai crea... Qui compare un cookie, adesso non so quanto si veda, ma... Qui compare un cookie che ha questo valore, che dovrebbe essere la versione codificata della stringa che... Quindi usa, Flask lo usa per creare questo E, Y, J, eccetera. Questo cookie che lo manda, che ovviamente scade a un certo punto. Qua c'è un altro di risposta che è già scaduto, expire 0. Proprio perché adesso appena faccio refresh, ovviamente questo sparisce. Ok, allora facciamo 20 minuti di pausa e poi riprendiamo aggiungendo l'immagine al form.